Buongiorno, sono le 7:57 di questo 12 dicembre. Ben ritrovati con la nostra informazione e soprattutto buona settimana. In apertura parliamo di esteri. Un nuovo documento per la sicurezza economica della Ucraina ha accusato ancora una volta la Russia di farsi fornire le armi da una società italiana di impianti siderurgici. La vendita di macchinari all'avanguardia avrebbe reso realizzabili i programmi del Cremlino per l'aggiornamento dei mezzi di esercito, marina ed aeronautica. L'azienda italiana, nonostante abbia dato una smentita, rimane sul vago. Tra l'altro, c'è anche da dire che proprio la stessa azienda, in una nota stampa, aveva detto: il nostro gruppo, dallo scoppio della guerra in Ucraina, ha sempre agito nel rispetto delle regole della comunità europea e recepite anche dall'Italia, che non impediscono di avere rapporti con clienti russi, ma solo con soggetti a sanzioni e solo per determinati prodotti. Vedremo un pochettino come andranno le cose. Veniamo adesso alle notizie di casa nostra. Non si è spenta a Cerignola nel Poggiano l'eco per la morte di due giovani ragazzi in un incidente stradale avvenuto sulla provinciale 95, i cui funerali si sono svolti lo scorso venerdì. Su questo è intervenuto il vescovo della diocesi di Cerignola, Ascoli Satriano, Don Fabio Ciollaro, che a un evento pubblico ha ricordato così i due ragazzi. Vogliamo pensare anche a questi due ragazzi, Francesco Pio e Carmine. Vogliamo, per quanto è possibile, ricordare la prudenza. E rimanga questo grande dolore anche come un vomito della prudenza nella guida. Vogliamo essere vicini alle famiglie, ma vogliamo essere vicini soprattutto a loro due. La preghiera cristiana invoca la luce senza fine. Un gruppo di consiglieri regionali nei giorni scorsi ha effettuato una visita alla postazione sanitaria del 118 situata nell'ospedale cittadino di Manfredonia, constatando che ai loro occhi è apparsa una condizione patiscente della struttura non idonea certo per curare le persone. La ASL Foggia, che di norma non si muove se non quando gli pare, ha rizzato i capelli dopo la visita del team dei consiglieri e ha diramato una nota in cui afferma di mettersi al lavoro e di trovare locali idonei per fare il mondo in modo che il personale possa lavorare in condizioni di decenza. Il tutto dopo 2 anni di proteste e disagi, tanto che gli stessi operatori erano scesi in piazza. Si spera che alle parole della ASL Dauna facciano seguito risposte concrete sul campo. Spostiamoci adesso nel Barese, dove è in atto da diversi giorni una manifestazione di protesta di alcuni sanitari. Per i dettagli andiamo a sentire la redazione di Teleregione. La salute è un bene prezioso, difendiamolo insieme, lo slogan che ha animato questa mattina la manifestazione di protesta a Bitonto contro i tagli di ASL Regione ai servizi sanitari e che ha chiamato a raccolta numerosi cittadini radunatisi dinanzi all'ex ospedale di via Giuseppe Comez. Tra i presenti l'onorevole Davide Bellomo, che ha ricordato come sia intollerabile che una cittadina di quasi 60.000 abitanti sia priva di un presidio ospedaliero. Una comunità così vasta, perché Bitonto poi è il centro non solo della città, ma ha accanto Mariotto, Palombaio, Palo, tutta una serie di comunità che vedono in Bitonto il loro centro di interesse. E quindi mi sembra il minimo sindacale che si possa avere a Bitonto un presidio sanitario. Vanno programmati anche i fondi del PNRR. I soldi ci sono, speriamo che la Regione Puglia non faccia come il PSR, dove non si sono spesi circa 200 milioni di euro. Bitonto è una città in cui l'ospedale comunità è appunto quel minimo sindacale che bisogna realizzare. Ad oggi non ho visto un progetto della Regione che vada sul punto e speriamo di non restituire questo denaro.
Parla di un ennesimo scippo il consigliere regionale Michele Picaro, che da diverso tempo ha richiesto un'audizione in Commissione Sanità per dare risposte urgenti alla comunità bitontina. Già da un mese ho chiesto richiesta di audizione in Commissione Sanità, la presenza del capo di Dipartimento Vito Montanaro, del direttore della ASL, dell'assessore Rocco Palese, affinché si comprenda il destino del punto di primo intervento di Bitonto, che è una necessità per la comunità bitontina. La Commissione Bilancio della Regione Puglia ha approvato il riconoscimento dei debiti fuori bilancio che saranno discussi nella seduta di oggi del Consiglio regionale pugliese. Nel corso della sessione avvenuta prima dell'arrivo del fine settimana appena passato è intervenuto l'assessore regionale alla salute Palese, ricordando che i progetti obiettivo dei debiti sono stati attivati per la nostra regione sulla scorta dei progetti nazionali 88, di cui 76 più 12 speciali, ma non si ha consapevolezza del tipo di progetto. Ulteriori informazioni, ha detto Palese, non sono in possesso dell'assessorato né potranno pervenire nei prossimi mesi a causa della mancanza di personale. Il presidente della commissione Amati ha invitato Palese a raggruppare i progetti speciali per singola azienda sanitaria e chiedere ad ognuna gli obiettivi raggiunti e sui quali stanno rinunciando. L'assessore dovrà sollecitare le aziende a fornire il rendiconto al fine di sapere naturalmente quali sono le risorse non utilizzate. Un'informazione adesso di carattere culturale, perché a Cirignola, presso la Curia Vescovile, questo pomeriggio ci sarà la presentazione del libro Prendimi per mano, riflessioni teologiche per una chiesa mistagogica di Don Giuseppe Ciarcello. Si tratta di un titolo di tenerezza ma anche di mistero, è un invito di Cristo rivolto alla vita. Prendere per mano è per eccellenza il gesto più significativo e concreto di ogni azione. Previsti interventi di autorità religiose e civili, tra cui l'attuale vescovo Don Fabio Ciollaro ed il suo predecessore, Monsignor Felice di Molfetta. E adesso i mondiali di calcio, penultimo atto della rassegna iridata, con due semifinali di sicuro interesse ed anche per le emozioni che trasmetteranno. Martedì la prima semifinale Argentina-Croazia. L'albiceleste arriva a questo match dopo aver battuto ai rigori l'Olanda, non senza qualche strascico polemico. E nelle ultime ore sono arrivate delle notizie importanti. Innanzitutto che la FIFA ha deciso di estromettere dal torneo l'arbitro spagnolo La Hoz, che si era distinto per le molte ammonizioni combinate ai giocatori delle due squadre. Le proteste degli stessi hanno portato la massima autorità del calcio internazionale ad analizzare il suo operato. Intanto la commissione disciplinare della FIFA ha aperto un fascicolo contro la Federcalcio Argentina per gli incidenti che hanno coinvolto i calciatori delle due formazioni proprio in quel quarto di finale. Le indagini si prefiggono di accertare eventuali comportamenti scorretti e sanzionabili di giocatori e dirigenti. Staremo a vedere se ci saranno degli sviluppi. Mercoledì la seconda semifinale inedita, Marocco-Francia, con gli africani vera sorpresa del mondiale, che ci arrivano dopo aver battuto negli ottavi la Spagna e nei quarti il Portogallo. I francesi, campioni in carica, hanno vinto sull'Inghilterra e puntano decisi verso il terzo titolo mondiale. Calcio adesso ancora, Lega Pro, la 18ª e penultima giornata del girone di andata ha visto una sconfitta ennesima per l'Audace Cerignola, che ha perso in terra laziale contro il Latina, non senza qualche responsabilità. Andiamo a vedere il quadro completo dei risultati. Picerno Brancavilla 2-1, Latina Audace Cerignola 1-0, Potenza Giuliano 1-1, Taranto Monterosi 1-0, Viterbese Turris 1-1, Avellino Fidelis Andria 1-0, Cortone Gelbison 1-1, Juve Stabia Messina 3-0. Tra l'altro la formazione campana sarà la prossima avversaria dell'Audace Cerignola in posticipo serale lunedì prossimo. E poi a Monopoli Pescara batte Monopoli 2-1. Si chiude il turno stasera con Foggia Catanzaro. Nella classifica comandata dalla formazione calabrese, l'Audace Cerignola si trova a quota 24 punti, raggiunto dal Latina e dal Vicerno.
Più o meno si è rivista la gara persa con il Crotone e nonostante la classifica sia tranquilla, ci si interroga sul perché non ci sia stata la giusta lucidità per tornare a casa con i 3 punti pieni. La trasferta a Latina sarebbe dovuta essere di ampio riscatto per l'audacia cerignola e invece torna a mani vuote. Merito di una formazione laziale che dopo appena 2 minuti di gioco ha avuto la forza di passare in vantaggio e conservarlo sino alla fine. Il gialloblu Fantini hanno Calcio preso in corner, mano le redini Cardinali è della bravo gara a sbarrare e nel la primo strada. tempo hanno Coccia, fiato tre altro palle giro, gol, altro angolo, spingetemi questa un volta dalla soffio. parte opposta, colpo di All'undicesimo testa con di Lucio, Capomaggio, ancora ancora reattivo il Capomaggio portiere e della Tina. preso in Spingono i mente la mia gialloblu, preoccupazione, media i inventa, pallonici Tascone, della Tina anticipo, ma spiegano ancora è perché meglio 2 a appostato, 0 ma il con tentativo Fantini acrobatico sarà risulta Coccia. impreciso. Nella ripresa, a parte il nuovo tentativo da gol di Caratti per i locali, dal settimo è tutto forse in gialloblu. Malcore per Re Leone, un'altra occasione nel finale. L'Angella che ci riproverà un'altra volta prima della mezz'ora e Capomaggio impegnano il portiere Cardinali che, loro malgrado, diventa l'eroe della gara. Al fischio finale, gialloblu delusi per quei pochi irriducibili tifosi che si sono fatti la trasferta nel Lazio, se ne tornano con le pive nel sacco. Adesso una settimana piena di allenamenti in vista dell'ultima di andata, in posticipo, lunedì 19 dicembre in casa al Monterisi contro la Juve Stabia. E con questo siamo arrivati al termine di questa edizione di Mattina 24 Live. Vi ricordo che i servizi e le notizie e le edizioni dei nostri telegiornali in continuo aggiornamento sui nostri canali social, Facebook, YouTube e Twitter. Vi aspettiamo come sempre a mezzogiorno con il Lunedì Sport per la sintesi di tutte le gare che si sono svolte nel corso di questo weekend. Grazie per la vostra attenzione. Buona giornata a tutti.